Adesso è l'ultima gara della giornata, categoria giovanissimi, girone B. Nel girone A si è classificato primo la Virtus Castelfrentano. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso. Quattro Colli, Renato Curi, Città Sant'Angelo, angolana. Agli ordini di Manuel. Ecco i nostri. Arbitrerà il signor Manuel da San Severo. Allora la squadra, i quattro Colli indossano la casacca arancione in quanto portano gli stessi colori preminenti azzurri. Qua da questo lato è l'angolana, Renato Curi, angolana. Sì, saluto. Vanno a salutare i compagni delle, gli avversari delle, delle panchine. Da questo lato è i quattro Colli e da quest'altro lato è la Renato Curi, ancora proprio la compagine più accreditata, sicuramente saranno loro a classificarsi per il girone A. Già si è classificato la Virtus Castelfrentano. Ecco il nostro mister della Virtus Castelfrentano. Daniel non ha mangiato niente. Non fa mai. Ecco mister, allora che cosa c'ha da dire per questa prima giornata del bellissimo Memorial? Bellissimo torneo, giocato veramente bene dalla nostra squadra. Il livello, diciamo, la Renato Curi angolana è sicuramente una squadra di un livello spessore superiore. Adesso vediamo come va quest'ultimo incontro, ci apprestiamo a vedere l'angolana. Ecco poi, le squadre se l'angolana così come sembra facciamo la finale con l'angolana, è un altro motivo di soddisfazione, un altro torneo dove si è visto la crescita di questa squadra. Giocata tutte e due le partite veramente con un buon ritmo e anche con una buona tecnica, e quindi come al solito quando una società lavora bene, quando la società si circonda di persone all'altezza della situazione, per il tecnico è molto più facile poi raggiungere certi risultati e certi obiettivi. La crescita dei ragazzi è a dir poco incredibile, anche oggi hanno dimostrato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista atletico di essere diventati una squadra dove nei prossimi anni ci possiamo incominciare ad affrontare squadre superiori alla nostra. E speriamo che i dirigenti e tu personalmente, il presidente, continuino questo lavoro, perché sarebbe un peccato dopo questi 10 mesi perdere un qualcosa che abbiamo costruito. Questo anche, patrimonio. Questo è un vero patrimonio. Oggi abbiamo fatto vedere anche noi che abbiamo 3, 4, 5 ragazzi interessanti, così come l'angolana sta facendo vedere di avere dei ragazzi. Questi domani con gli allievi vanno a fare finale nazionale, loro hanno vinto il titolo regionale, quindi per noi è un motivo di soddisfazione. Un motivo d'orgoglio. Invitiamo tutti sabato a venirci a vedere questa bellissima finale. E cerchiamo di onorarla al meglio, anche se l'avversario al momento è un po' proibitivo, ma noi ci metteremo tutto il nostro impegno per onorare anche il torneo in onore al nostro Scavingi, che ci ha abbandonato purtroppo molto precocemente. Grazie, in bocca al lupo. Grazie per sabato. Adesso andiamo al patron. Ecco, soddisfatto di questa prima giornata? Benissimo, tutto procede bene. Soddisfatto. A posto. Il tempo. Il primo tiro della Renato Curi da parte del numero 7. Bonfrazio risponde con una bella parata di Iezzi Vincenzo. Dai, calcio l'angolo. È iniziato la gara. Quattro Colli, Renato Curi. Scusa, vado a riprendere la palla. Prego, mister. Il patron fa tutto proprio. Penali, evidenziatore. Scusa, gioca. Allora. Gioca, ti presento il mio amico, grande amico Franco Trisi. Il più grande dirigente della regione Abruzzo. Della regione, che ha assessorato?
No, no, non sono niente. Ah, niente. Sono un amico, un caro amico. Ah, poi. Ecco il nostro arbitro Manuel, che sta arbitrando la seconda gara consecutiva. Domani è la giornata dedicata agli esordienti. Ci sarà anche la Delfino Pescara, la D'Annunzio Marina, ci sarà il Real Tuscolano Roma, sarà un'altra giornata di sport. Si può dire che questa giornata, la prima giornata, niente. Sicuramente la finalista sarà la Renato Curi del girone B. Il girone A si è concluso con a 4 punti la Virtus Castelfrentano.